Caterpillar IM, buongiorno. Visto Buongiorno Ale, che eccoci. le primarie del centro-sinistra mettono molto di buon umore Natascia, bisogna che ci faccia una volta in video anche quella danza stupenda delle primarie che ho visto prima io in bassa, La danza delle non primarie, possiamo è privare vero. gli Ma non è la spettatori danza delle prima o poi di primarie. quella È danza. vero, Eh? sì, è Va bene che vero. È una Natascia è danza. serissima, ma insomma pure io tendenzialmente sono Io sono, serioso ogni tanto, però come diceva Melanie Griffith in un solo che se danzo grande. io, niente, non è lo No, stesso. no, Io direttore. sono seria sul lavoro, poi quando non lavoro mi diverto. Ma Ballare mi piace molto, viva! però mi dovete avvertire che lui vede in Beh, la bassa. bassa frequenza, ma certo, ça va sans dire. È il balletto propiziatorio per le Ma primarie, non è, però, perché scusi, vorrei succede dire, di non è per tutto. le primarie, è perché ci mettono una gran bella musica. Viva il ruolo di Liv Tyler in Io ballo da sola due. Non solo la Esatto. E grafica, non solo la Volterà. grafica tridimensionale, ma la musica Tutto. super stereofonica, avete tutto, ragazzi, È la Rai, di è la tutto e di più, Rai, di tutto, di più, il centro di Milano, quella è vita, Esatto, eccolo qua. viva Milano! Viva, viva, viva! Viva Quando la Rai in torna, tra l'altro, genere! che qui l'aspettano, Quando torna? Guarda, se potessi mettere insieme un pomeriggio dopo la mattina e prima della sera per Si potrebbe fare, bene, bene. E allora, direttore, oggi, giornata molto calda su due fronti. Ho fatto segno tre, ma intendevo due. Uno è ovviamente le primarie, ne abbiamo parlato molto con gli ascoltatori. C'è questa querelle aperte o chiuse, perché il regolamento dice chiuse, però se uno non ha potuto votare al primo turno, in teoria può dire: scusate, voglio votare al secondo, ho avuto Sì. un'indisposizione, Un ho avuto un impedimento, ho avuto una impedimento. cosa. Ecco, su questo si sta giocando molto, perché i lealisti dicono: eh no, bisogna portare la giustifica. Se uno gli è caduto un dente giovedì, deve portare Il proprio il dente, dentino. deve portare il dente, può portarlo giovedì o venerdì, e dice: ho avuto un problema odontoiatrico. Ero Secondo all'estero, me fammi vedere i biglietti. questa cosa della giustificazione. No, io sono d'accordo con chi dice le regole sono regole, sono stabilite da mesi e chi non ci stava doveva dirlo prima, posto che c'è stato qualcuno che l'ha detto prima. Comunque le regole sono state fatte e uno dice adesso non si possono cambiare in Sì. corsa, soprattutto perché è risaputo che l'allargamento tendenzialmente porterebbe giovamento, diciamo, al bacino elettorale di Di chi è Renzi. il svantaggio? Esatto, Sì, di in chi teoria, parte ma in non è svantaggio. In detto, teoria, Non è perché detto, chi perché è io dentro magari il voglio. tesserato, chi Però. appartiene all'apparato del Ma partito, se. teoricamente dovrebbe aver Eh votato. sì, Quindi però. si comprende questa cosa delle regole sono re... No, perché lo diciamo Sì, tutti i giorni su altre cose, lo certo. diciamo ai parlamentari, allora poi non possiamo dire al centro-sinistra: adesso cambiatele in corsa, mancano 5 giorni. Però io sarei stata più. A me fa sorridere questa cosa delle giustificazioni. Cioè, è giusto che loro dicano: chi non ha votato al primo turno non vota al ballottaggio. Stia a casa, voleva guardare alla finestra al primo turno, come ho fatto io, e guardi anche al ballottaggio, giusto? La giustificazione, secondo me, è veramente. Io ho detto prima in diretta radio veltroniana, nel senso che la giustificazione, secondo me, è proprio il segno del vecchio PD, quello che Renzi vorrebbe mandare a Ma casa. il Perché il manche. vecchio PD Il lo dice a manche. Veltroni, ma qua mi si crea un problema. Lui era Ma l'innovatore per no! definizione. No, Ma beh, no, faccio la per parte dell'avvocato carità, del diavolo di ah, Renzi. Non ci si metta pure lei, direttore. No, Allora, ma in mettiamo che così. so, Giovanni No. Berlinguer, diciamo che il vecchio Sì. PD, non No, nel Veltroni per senso. No, cortesia, no, no, sennò. no. Dal punto di vista renziano. Perché la giustificazione fa sorridere. Perché scusa, allora Certo. tu mi dici che non posso partecipare, ma che io devo venire a 40 anni, a 30, a 50, a 60, a 25. No, non potevo perché faceva male il dente, perché il gatto non voleva che uscissi Sei di casa. andata, portami il biglietto Portami dei treni. Sono andato a trovare la nonna a Lecce, fai vedere la foto di lui con la nonna. Buonismo, scusi, Nonna, è un scusi. buonismo veltroniano, buonismo veltroniano, Posso dare un questa modesto, giustificazione. consiglio? Siccome Libero Assolutamente. dice che il suo inviato che era Sì. fuori sede ha votato 3 volte, possiamo vedere Abbiamo Libero un visto, sì. momento. Sì. La mia proposta è quella di vedere se Natascia vai a votare al secondo turno, visto che hai votato il primo, Ah, senza certo. giustificazione. Vediamo che succede. Esatto. E vediamo cosa combinano. Mannaggia, insomma, vabbè, comunque, direttore, a prescindere, io trovo che sia bellissimo questo clima e questo momento delle primarie, perché è una grande festa di democrazia alla fine, di partecipazione. È vero che c'è magari qualche bisticcio,
qua e là tra i sostenitori dell'una e dell'altra, però quanto è bello andare a votare, e inventarsi poi seggi. E poi funziona, perché i partiti che non la fanno, tipo ad esempio il Movimento 5 Stelle, in questi giorni non se n'è più parlato perché non ha fatto le primarie. Beh, loro le fanno online, fanno tutto quel sistema lì, però sì, è diverso. Però ne parli meno. Però ne parli meno. Perché ne parli meno? Perché non ci sono i seggi. Questa adesso è una notizia, infatti sono cresciuti... Il PD è salito nei sondaggi, è arrivato al 33%. Il Partito Liberale non fa le primarie e ne parli pochissimo. Ho capito. Adesso non è colpa del centro-destra, sta per dire che siccome il centro... No, togliamo le primarie, la possibilità di fare le primarie. Scusi, il PDL non fa le primarie, forse non le fa. Forse non bisogna vedere. Le facesse però, non è che qualcuno gli sta dicendo di non fare. No, qualcuno c'è che dice di non farle, ma non è esattamente dell'altro schieramento. La Meloni vorrebbe farle, anche perché è andata a vedere i seggi, ha visto quanto è bello questo momento. E quindi, insomma, fa bene il centro-sinistra a farle, a organizzarle. Dovrebbero far bene tutti a seguire questo esempio, perché effettivamente fa bene alla democrazia, fa bene alla partecipazione. Adesso abbiamo fatto. Le è piaciuto questo? No, mi sembra una, posso andare adesso... oltre Ardemagni. È una scuola di vita. La primaria è una scuola di vita, non solo come scuola primaria, la scuola dell'obbligo. Non è che perché è andato a votare le primarie e l'ha anche detto un giorno da pecora. Sono andato a fare un collegamento per un giorno da pecora. Ci deve far sentire in colpa noi che non siamo andati. Vabbè. L'altro fronte invece caldissimo, direttore, qua purtroppo c'è poco da scherzare, è l'Ilva. Abbiamo parlato questa mattina alle 6 con gli operai che erano davanti ai cancelli, che hanno passato la notte davanti ai cancelli, e abbiamo trovato nelle loro parole anche come dire, una maturità e una consapevolezza molto superiore a quella che abbiamo sentito negli ultimi mesi di tanti altri che non erano direttamente implicati nella vicenda. Sì, perché ci hanno detto comunque, nonostante rischiamo il posto di lavoro, siamo disperati e ci sentiamo anche abbandonati, comprendiamo che la magistratura sta comunque facendo il suo lavoro in una situazione che è stata lasciata abbastanza andare per anni, e quindi non ce l'hanno con la magistratura, però vorrebbero che finalmente si prendesse una decisione, si capisse che strada prendere, perché comunque parliamo di almeno 12.000 persone solo a Taranto, poi c'è tutto, non soltanto l'indotto, ma c'è tutta la catena della produzione dell'acciaio, che quindi dall'Ilva, se non arrivano più rifornimenti anche negli altri stabilimenti italiani, si chiuderà, perché c'è penso qualche giorno hanno di autonomia. Quattro giorni, dopodiché... Se permettete, un po' di titoli di giornali, diciamo, regionali. La Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva, 7 arresti, l'azienda si chiude, a casa 5.000 operai. Il Secolo XIX, quello che diceva Natascia, siamo a Genova, nuovi arresti, quindi l'indotto, l'Ilva chiude. Quotidiano di Puglia, bufera, arresti e chiusura. Il Corriere Mercantile, ancora a Genova, la rabbia dei lavoratori, stavano tutti in piazza per difendere l'occupazione. Veneto, Gazzettino, chiude l'Ilva, 5.000 operai a casa. Il Mattino, Napoli, l'Ilva chiude, 5.000 a casa. Ieri Renzi, lo dico con assoluta, diciamo, simpatia, invece di dire adesso, ha molto correttamente fatto la storia su questa faccenda dell'Ilva, come se fosse stato Vendola, e ha detto una cosa verissima: è stata una privatizzazione, l'ha chiamata farlocca, cioè le privatizzazioni che servivano a far regali agli imprenditori, che poi hanno usato questi regali come li hanno usati, magari distribuendo a pioggia un po' di soldini agli amici, ai politici, agli amministratori, anziché fare gli investimenti che avrebbero dovuto fare per garantire un minimo di equilibrio fra la necessità di continuare a produrre e la difesa indispensabile della salute. Guardi, stamattina uno degli operai con cui abbiamo parlato, Maurizio, ci ha detto una cosa, a un certo punto ha detto: io vorrei che venissero garantiti due diritti a noi operai dell'Ilva. Uno, quello di poter lavorare, e due, quello di non far del male a nessuno mentre lavoriamo. Cioè, lui fondamentalmente dice: vorrei che il mio lavoro uscisse dal ricatto o salute o lavoro, e quindi rispettasse entrambi i diritti garantiti dalla Costituzione. Tra l'altro, comunque la situazione è molto grave, perché è finito in carcere l'ex assessore all'ambiente, che si era già dimesso, tra l'altro. Tra le accuse c'è appunto l'associazione a delinquere, se non ricordo male, sicuramente il disastro ambientale. Quindi, insomma, parliamo di una situazione
drammatica. Sì. E si è fatta strada che... anche loro, in loro la consapevolezza nei primi mesi di essere stati anche sfruttati dall'azienda come scudi umani. Come ricatto. Come scudi umani, di fatto. Quando ci sono queste situazioni, giustamente, come ha ricordato il direttore, di liberalizzazioni fasulle, poi alla fine i lavoratori diventano quasi degli scudi umani per proteggere del malaffare, di fatto. Sì. E viene fuori poi che tutto questo è sulla pelle delle persone. Sì, ricordiamo che in altre parti del mondo, tra cui in Europa, tra cui in Germania, si produce acciaio senza inquinare, quindi è possibile farlo. Certo, naturalmente costa più, però chiaro, in maniera diversa. L'ambiente è di tutti, poi la terra e l'acqua sono nostre, non è che ci mandiamo quello qualcun sì, altro a quello viverci. Sì. Non possiamo esimerci, direttore, prima di salutarla, dal dar conto anche di quanto è successo sui campi di calcio ieri. Possiamo anche... La Juve aveva fatto di tutto per perdere, il Milan aveva fatto chissà di tutto per vincere. Vigaretti oggi non c'è. Che strano. Aspettavamo anche Gazzetta. Ha detto Vicaretti non c'è. Quando a scuola noi seguivamo molto a Lugano il campionato di hockey su ghiaccio. Quando c'era il derby Lugano-Ambrì, io ti favo per l'Ambrì-Piotta, era terribile. Prendevamo le certe legnate. Sì, il giorno dopo salivi sull'autobus, la corriera così. Vicaretti è stato a casa. Io sono qua a prendere, ci metto la faccia. Bravo Marco, bravo. No, bravo. In effetti a questo punto la vera anti-Juve, lo dicono i giornali, è il Napoli. Sì. E il Napoli che è andato a vincere due a Cagliari. Punti, no? Due punti, no? Ecco la Gazza, l'Inter scivola, Napoli l'anti-Juve, così la metto. Forza Napoli, Napoli. Forza Napoli, il Napoli è atteso a San Siro tra pochi giorni. Credo con l'Inter? Giorno, contro l'Inter. Deve ancora giocare. E lasciateli vincere, tanto voi. Però si discute anche molto fra... gli amanti del calcio del fattore C. Sapete che qual è il fattore C fra calcio quello e politica? La famosa fortuna del cavaliere che ha perso il suo grande asso che è andato a Paris Saint-Germain, a Pato che si rompe di continuo, ha trovato questo ragazzo straordinario Il faraone. Che è il faraone, quindi ecco. L'Inter non ce l'ha questo fattore C. Per domani avevate Balotelli, l'avete mandato via. Guardi, avevate Super Mario. Non mi hanno fatto fare il titolo perché, per scaramanzia. Dice no, lasciamo stare, facciamo il titolo perché alle 7 di sera la partita non c'era ancora stata. Quindi poteva essere che l'Inter spera. Eccetera. No, lasciamo stare, evitiamo. Niente, scaramanzia. No, assolutamente. Vabbè. Adesso c'è il caso. Snyder un po' mobbizzato. Ma io non guardo. Mi scusi, non posso direttore, vedere devo rispondere. Guarda, pronto? Guarda. Sì? Flessioni della schiena. Certamente. Sì. Subito. Immediatamente. Ecco. Certo. Grazie. Omaggi. Arrivederci, eccellenza. Eccoci qua. Cinzia Poli è con noi. Grazie. Eccomi qua. Ci sono. Allora ci sarà il ballottaggio tra Bersani e Renzi. E quando la cosa sfida l'uomo torcia, la tensione è altissima. La cosa sfida l'uomo torcia. Ci siamo. I magnifici cinque sono rimasti in due. Allora vedremo come andrà a finire. Ballottaggio. E faccia a faccia domani su Rai 1 con come giornalista, giusto? Intervistatrice Monica Maggioni. Allora. Buonasera, buongiorno, non è sera, è giorno, ormai confondo il giorno con la notte, ho bisogno di una pausa, diciamo così.